Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti, in questa breve serie di vari episodi discuterò rapidamente di computer grafica, print e web e gestione digitale del colore. Una breve sintesi teorica circa elementi di grafica e stampa e web contesti del 2002 che provvederò a sintetizzare. Per alcune parti, relativi in particolar modo alla parte hardware, potrebbero risultare non più moderni, ma sicuramente per la parte teorica della gestione del colore, le sintesi risulteranno ancora pienamente utili ed aggiornate a tutti quelli che non sono operatori grafici. Un saluto, ciao! Ciao, benvenuti alla prima puntata relativa alle periferiche per la computer grafica. La prima cosa da tenere a mente sono le unità di misura. Nel mondo digitale, si parla di byte, di nibble, che questo termine ormai è diventato obsoleto, kbyte, megabyte, gigabyte e quant'altro. Quindi la prima cosa da sapere sono le unità di misura della memoria. Allora, nel mondo della tipografia l'unità di misura più utilizzata è il punto elettronico o punto PostScript. Nell'Europa occidentale, prima dell'introduzione del DTP, era noto il punto di Didot, o detto anche punto di Cicero, mentre negli Stati Uniti c'era il punto tradizionale composto da 12 punti nel formato Pica. Anche nel mondo della tipografia, ovviamente, bisogna dare un'occhiatina alle dimensioni delle unità tipografiche che possono variare. Il problema è relativo perché adesso è tutto gestito dal digitale. Sorvolerò rapidamente su cosa è un computer, quali sono i suoi componenti interni e quali siano le periferiche esterne e le periferiche di input e di output, che penso ormai siano informazioni di dominio pubblico. Quello che a noi interessa in particolar modo sono i dispositivi digitali come il monitor, la stampante, lo scanner, la fotocamera e la telecamera digitale. Queste sono tutte periferiche di tipo raster. Esistono anche periferiche non raster, ma sono utilizzate raramente e solo per particolari applicazioni. Nelle periferiche di tipo raster, la parte di visualizzazione del monitor o dell'area di stampa della stampante o dell'area di lettura nello scanner o dell'area di digitalizzazione della camera digitale è sempre una matrice rettangolare di punti quadrati, ognuno dei quali si chiama pixel, picture element. Ogni pixel può assumere uno dei diversi colori producibili o leggibili dalla periferica stessa. Ad esempio, un raster di 17 pixel per larghezza e 14 pixel in altezza ha un totale di 238 pixel, 17 per 14. Il rapporto di forma o aspect ratio di un raster è il rapporto tra la larghezza e l'altezza espresso con numeri interi. Per esempio, un raster con dimensioni di 2048x1536 pixel ha un rapporto di forma di 4 a 3, di solito si scrive in 4 terzi. Per calcolare il rapporto di forma si dividono le dimensioni in pixel per il loro massimo come un divisore. Per esempio, se le dimensioni sono 2048 e 1536, il massimo comune divisore di questi due numeri è 512. Di conseguenza, infatti, 2048 diviso 512 fa 4, 1536 diviso 512 fa 3, il rapporto quindi è di 4 terzi. Risoluzione. La risoluzione di un raster è il numero di pixel per unità di misura, pollice o centimetro. Per esempio, a risoluzione di 370 pixel per pollice, ppi, pixel per inch,
in un pollice lineare ci sono 370 pixel. Si noti che il concetto di risoluzione assume un senso solo nel caso di stampa, visualizzazione, lettura di un raster, cioè quando il raster è fisico. Fino a che il raster sta nella memoria di un computer, la risoluzione non ha alcun significato. Le dimensioni fisiche di un raster, larghezza e altezza in centimetri o pollici, dipendono dalla risoluzione. Dimensione fisica uguale dimensione in pixel e risoluzione. Così un raster di 2048x1536 pixel, se stampato a 370 pixel per pollice, avrà il lato maggiore di 14,1 cm, mentre il lato inferiore sarà di 10,5 cm. Su un raster si può agire in due modi, mantenendo invariate le dimensioni in pixel oppure modificandole. Mantenendo invariate le dimensioni in pixel, e quindi il numero totale di pixel, si possono modificare le dimensioni fisiche. Modificando le dimensioni in pixel, e quindi il numero totale dei pixel, a parità di dimensioni fisiche vengono modificate la risoluzione e il lato del pixel. Modificando opportunamente le dimensioni fisiche e quelle del pixel, si può naturalmente mantenere costante la risoluzione. Intendendo con il termine digital camera la fotocamera digitale, oppure anche una macchina fotografica, quindi digitale, o comunque una telecamera digitale, questo è un termine generico utilizzato per indicare diversi dispositivi raster per catturare appunto immagini. Tutti questi dispositivi hanno in comune due particolarità: usano qualche sistema lente otturatore, e invece di una pellicola ovviamente utilizzano un sensore ottoelettronico. Le fotocamere digitali sono molto simili agli scanner, con una importante differenza. Le lenti delle fotocamere possono focalizzare su determinate distanze, mentre gli scanner possono mettere a fuoco solo entro una distanza di pochi millimetri. Il mondo delle fotocamere digitali è in veloce evoluzione, in particolare negli ultimi anni le fotocamere digitali consumer hanno eguagliato o sorpassato la qualità delle macchine fotografiche a pellicola di un tempo che ormai sono un ricordo, mentre i prezzi in generale si sono sensibilmente abbassati. Il raster di una fotocamera digitale può variare in vario modo, a seconda praticamente della sua capacità. Il rapporto di forma di questi dispositivi di solito è 3 a 2 o 4 a 3, oppure anche in 16 noni. Le fotocamere digitali hanno una risoluzione? No, le dimensioni fisiche in centimetri della immagine catturata da una fotocamera digitale sono determinate dalla dimensione di uscita del singolo pixel, o equivalente dalla risoluzione di uscita. Caratteristiche del colore. Ogni pixel, praticamente, dell'immagine catturata da una fotocamera digitale viene rappresentato in memoria con i valori dei tre colori R, G, B, red, green, blu. Ad ognuno di questi valori sono riservati un numero di bit che va da 8 a 16 o più. Nel primo caso ogni pixel viene rappresentato con 24 bit e quindi può assumere 2 alla 24, circa 16 milioni di colori. Nel secondo caso ogni pixel richiede 48 bit e può assumere un numero di sfumature di colori di 2 alla 48. Il sensore che viene esposto per catturare l'immagine è formato da elementi sensibili che oggi sono quasi sempre dei particolari componenti ottoelettronici chiamati CCD. Si tratta di costosi dispositivi monocromatici che, per la loro natura, non possono registrare colori ma solo luminosità. Per catturare un colore è necessario anteporre al CCD un filtro. Nuovi ed economici, ma ancora scarsamente usati, sono i CMOS, Complementary
Metal Oxide Semiconductor. Secondo il metodo utilizzato per catturare i pixel del raster, le fotocamere digitali si possono classificare in due categorie: a scansione o a sensore lineare e a sensore rettangolare. Andiamo a parlare brevemente del monitor, un'altra periferica che ci interessa, utilizzata infatti dal personal computer per rappresentare il raster. Lo schermo, cioè, consiste in una matrice rettangolare di pixel. Ogni pixel del monitor può assumere un colore tra quelli disponibili. Alcune caratteristiche del monitor, quelle relative al raster, sono indipendenti dalla tecnologia di costruzione del monitor stesso. Il pixel occupa una zona quadrata, in cui lato varia da monitor a monitor. Il numero di pixel di base e il numero di pixel in altezza sono le dimensioni in pixel del monitor, ad esempio i vecchi 1024x768 oppure 640x480. I monitor meno recenti hanno dimensioni punto fisse e non modificabili, ad esempio i vecchi appunto monitor a 640x480. Oggi sono comuni i monitor multiscanning, che possono essere regolati indifferentemente su una qualunque delle dimensioni in pixel supportata dalla periferica, ovviamente anche supportata dalla scheda grafica. Poiché le dimensioni fisiche del monitor naturalmente non variano, quello che cambia sono le dimensioni dei pixel. In realtà, diciamo, si modifica il lato del pixel. Ad esempio, passando da 640x480 ad una dimensione di 800x600, il lato del pixel diminuisce, perché nello stesso spazio in cui prima c'erano 640 pixel, ora ce ne devono essere 800. La risoluzione del monitor è il numero di pixel per unità di misura, di solito espressa in pollice o centimetro. Si parla quindi di pixel per pollice, PPI, pixel per inch, oppure pixel per centimetro, PPC. Normalmente nei monitor e nella televisione il rapporto di forma è di 4 terzi. Quelli più recenti hanno il 16 noni e anche, diciamo, dimensioni relative alla alta definizione. Profondità del colore: ogni pixel è rappresentato con un certo numero di bit. Questo numero viene detto profondità di colore. Per esempio, se ad ogni pixel sono riservati 8 bit, si hanno solo 256 livelli. Se invece siamo a dimensioni di 24 bit, sono rappresentabili 16.777.216 colori, 16.777.216, 2 alla 24. La tecnologia dei monitor. Rapidamente, le principali tecnologie con le quali sono realizzati i monitor sono i vecchi monitor a tubi e raggi catodici CRT, quelli che sono ancora utilizzati per il retrocomputing, cristalli liquidi LCD, liquid crystal display fino a 24 pollici al plasma e tecnologia OLED da 37 pollici fino a 60 e anche oltre. Lo scanner, come le altre periferiche per la computer grafica, è un dispositivo raster in grado di leggere un'immagine originale su carta o pellicola mediante appositi sensori optoelettronici, scomponendola in una matrice o griglia rettangolare di pixel che vengono successivamente trasmessi alla memoria del computer. Nelle specifiche tecniche degli scanner vengono spesso dichiarate tre risoluzioni: l'ottica, la meccanica e la interpolata. Per esempio, risoluzione ottica fino a 1200 ppi, risoluzione meccanica fino a 2004, risoluzione interpolata fino a 9006. Questa indicazione più o meno va letta così: lo scanner ha 1200 sensori per pollice. La risoluzione, le risoluzioni che vengono spostate da un motore, il quale fa 2400 passi in un pollice. Poiché i motori sono più economici dei sensori, i costruttori impiegano una risoluzione bassa sul lato corto e una alta sul lato lungo del letto dello scanner. Ma se i sensori sono 1200 per pollice, la risoluzione dello scanner è in realtà 1200 pixel per pollice. La risoluzione interpolata non ha alcun valore perché introduce molti dati ma nessuna informazione.
e se è proprio necessario interpolare, meglio farlo con un'applicazione, ad esempio con un programma di grafica come Photoshop. In conclusione, tutte le risoluzioni di uno scanner, quello che interessano sono quelle praticamente dichiarate per quanto riguarda quelle ottiche, che poi è l'unica che conta. Caratteristiche del colore, anche allo stesso modo, diciamo, il funzionamento dell'interpretazione del colore avviene nello stesso modo, quindi gli scanner, tutti gli scanner, leggono i colori RGB, cioè per ogni pixel vengono letti tre valori di intensità luminosa, rosso, verde e blu. Gli scanner più economici possono leggere 256 gradazioni di rosso, altrettante di verde e altrettante di blu. Poiché ognuno di questi valori di luminosità si può rappresentare con 8 bit, si dice che lo scanner ha una profondità di colori di 8x3, 24 bit. La profondità di colori di uno scanner in realtà può andare dai 24 ai 48 bit, poi dipende anche dalle dati tecnici della macchina. Densità o intervallo dinamico. Nessuno scanner arriva a leggere i valori estremi di 0% o 100% di nero. Ogni scanner può leggere da un livello minimo a un livello massimo di nero. Questi livelli di nero vengono indicati come densità, che è la capacità di una superficie o un materiale di assorbire la luce, in quanto tale deriva direttamente dalla riflettanza o trasmittanza della superficie in questione. Minore è la riflettanza, maggiore è la densità. Teoricamente i valori di densità vanno da 0 a più infinito, ma una superficie non è mai assorbente in modo perfetto. In pratica gli intervalli che vengono letti da uno scanner in riflessione oscillano tra 0,05 e 2,5. Intervallo dinamico dei materiali e degli strumenti. Una foto stampata ad esempio su carta ha normalmente un intervallo dinamico di circa 2, una pellicola negativa ha un intervallo dinamico di circa 3, una diapositiva ha un intervallo dinamico fino a 4. In altre parole, una foto stampata permette una variazione di chiari e di scuri abbastanza povera. Una foto su pellicola negativa è meno limitata, una diapositiva ha una variazione di chiari e di scuri molto superiore. La densità e l'intervallo dinamico si misurano con il densitometro. Profondità di bit e intervallo dinamico possono essere immaginati come una scala. Intervallo dinamico descrive l'altezza della scala e la profondità di bit descrive il numero di gradini. Andiamo rapidamente a discutere dell'ultima periferica che ci interessa, la stampante. Anche la stampante è un dispositivo raster, in quanto può depositare sulla carta un raster, appunto una griglia rettangolare di minuscoli punti colorati o neri. In computer grafica ci sono due famiglie di stampanti, le stampanti da scrivania e le macchine da stampa. In inglese ci si riferisce alle prime con i termini print, mentre printer, mentre per l'appunto per le seconde si usano i termini press, pressing. Qui ci fermiamo solo, diciamo, alle stampanti printer. Nelle stampanti da scrivania il colore è normalmente ottenuto in sintesi sottrattiva a partire dai tre colori primari: ciano, magenta, giallo, nero, oppure dai quattro primari: ciano, magenta, giallo, nero, o dai sei primari. Caratteristiche del raster: ogni stampante ha la propria risoluzione e massimo livello di stampa. Ad esempio, una vecchia Epson Stylus Color 1520 ha una risoluzione massima di 1440 pixel per pollice. Similmente al monitor, la stampante ha una risoluzione fissa del raster, può essere impostato su alcune o poche risoluzioni e la stampante può stampare una o alcune delle risoluzioni che supporta, ad esempio 360, 720 o 1440 pixel per pollice. Nel caso di stampanti in bianco e nero, ogni pixel del raster può essere bianco, cioè senza inchiostro, oppure nero, cioè con inchiostro. Contrariamente ad un monitor, in cui un pixel può assumere un qualunque colore o un qualunque livello di grigio se si tratta di un monitor a livello di grigio, una stampante in bianco e nero ha solo due possibilità riguardo ad un pixel: lasciarlo del colore della carta, bianco, o riempirlo di inchiostro, o toner, o d'altro, e quindi renderlo nero. Una stampante non può stampare i grigi, o stende l'inchiostro o non lo stende.
Se è proprio necessario stampare in 15 livelli di grigio, occorre utilizzare 15 inchiostri. Come viene ottenuto il grigio? Tuttavia il grigio si può ottenere allo stesso modo in sintesi additiva spaziale. Si tratta di un effetto ottico. Osservata attraverso la lente di ingrandimento, la superficie grigia rivela infatti di non essere compatta, bensì costituita da piccoli punti di inchiostro nero, tutti uguali e uniformemente distanziati. Complessivamente i punti neri occupano un'area che è il 50% dell'area totale del rettangolo, per cui un osservatore ad occhio nudo, a sufficiente distanza, ha l'impressione di vedere un grigio, la cui luminosità è circa a metà strada tra la luminosità del bianco e quella del nero. Anche la fotografia nella pagina, praticamente per quanto riguarda la stampa, ottiene praticamente lo stesso tipo di principi. Toni continui e mezzi toni. Le illustrazioni a tono continuo, con tone, contengono diverse gradazioni di grigio che sfumano l'una nell'altra con continuità. Sono a tono continuo, per esempio, le fotografie cosiddette in bianco e nero, in realtà a grigi, i ritratti a carboncino, gli acquerelli. Con la retinatura, una illustrazione a tono continuo viene trasformata in una illustrazione a mezzi toni e mezze tinte, nella quale la sensazione dei grigi viene appunto fornita dall'effetto ottico della retinatura. Tradizionalmente la mezza tinta si otteneva fotografando l'originale a tono continuo, interposto tra obiettivo e materiale fotosensibile, una lastra di cristallo, nella quale erano state tracciate due serie di linee parallele che si incontravano ad angolo retto. Il retino, appunto, che osservato in trasparenza era costituito da un grande numero di quadratini trasparenti. Retinatura digitale. Un retino screen è costituito da punti posti sull'intersezione due fasci perpendicolari dirette, parallele ed equidistanti. Numero di linee per unità di misura, centimetro o pollice, è la frequenza o lineatura del retino, detta anche intensità, screen frequency, misurata in linee per centimetro oppure linee per pollice. Naturalmente la frequenza va misurata lungo le linee stesse. L'angolo che una linea di punti del retino forma con la verticale è l'angolo del retino, screen angle. Comunemente un retino consistente di punti a forma, spot shape, di cerchio, retino a punti dot screen, ma è possibile che i punti abbiano un'altra forma, per esempio la forma di linea, retino a line screen, oppure di ellisse, oppure di altre forme. Se i punti sono tutti nelle stesse dimensioni, il retino è uniforme e piatto. Con un retino uniforme si può parlare di percentuale di grigio, cioè del rapporto percentuale tra punti neri e superficie bianca. Come viene generato il colore? Il colore viene prodotto stampando più retini sovrapposti ad angolature diverse. Nel caso più comune, i retini sono 4. Stampati rispettivamente con inchiostro ciano, magenta, giallo e nero. Per evitare il problema del moiré, interazione geometrica tra i retini che genera problemi di interferenza, tradizionalmente i retini vengono ruotati in questo modo: il giallo resta a 0 gradi, il magenta a 15 gradi, il nero a 45 gradi e il ciano a 75. Possibile dimostrare che con questa combinazione di angoli e frequenze, la stessa posizione relativa dei punti nei quattro retini non viene mai ripetuta e il moiré è in realtà un micromoiré, una rosetta, così piccolo da non generare alcun disturbo visivo. Così come si è visto, queste angolazioni non sono ottenibili con precisione nel caso digitale, ma solo in maniera approssimativa. Tecnologie di stampa. Abbiamo le laser a toner, quelle a getto d'inchiostro, quelle all'inchiostro solido, quelle a sublimazione, quelle a cera termica.